presentato ufficialmente a Palazzo Pirelli il programma della sesta e ultima edizione di Verso il Borgo, progetto sostenuto da Regione Lombardia, che si terrà domenica 23 ottobre presso il Castello di Padernello. Sì, Regione Lombardia è sempre presente a Padernello perché crediamo molto che la condivisione di tanti elementi ha portato comunque a un progetto vincente, che negli anni ha dimostrato di essere vincente, quindi l'elemento formativo, l'elemento artigianale, l'elemento culturale, tutta una serie di cose che permettono comunque di avvicinare i giovani al mondo del lavoro. Questa insomma è un po' la finalità anche del progetto di Verso il Borgo. C'è un'edizione particolare, è il raggiungimento di un traguardo, nel senso che come tutti i progetti devono avere una fine e sulla fine chiaramente si guardano i risultati, risultati magnifici, addirittura insperati. Se noi pensiamo che abbiamo passato 2 anni di Covid, per cui non abbiamo potuto far arrivare i giovani, non abbiamo potuto interloquire fisicamente con loro, ma non ci siamo arresi, ci siamo digitalizzati e abbiamo parlato a loro in questi 2 anni facendo degli incontri, facendo dei convegni mirati a loro e continuando questo discorso interlocutorio che è fondamentale. Il giovane è quella realtà che segnerà il futuro e noi l'abbiamo voluto portare a Padernello, questo esperimento, in un luogo del passato. Non è perché facciamo dietrologia, anzi, dove c'è storia si genera futuro, quindi la storia che i giovani devono scriverla, perché non andare a cominciare a scriverla in un posto in cui è pieno di un passato? Avevamo l'handicap della connettività, oggi abbiamo superato anche questa, a Padernello abbiamo la fibra e quindi non ha più nessun tipo di vincolo il fatto di andare a Padernello e fare sperimentazione, a fare ricerca, a fare matching con le altre realtà. È un luogo magico in cui la gente può andare, può incontrarsi, può scambiarsi le idee tra quelle che sono la generazione del passato e le generazioni del futuro. Gli artigiani si mettono in gioco per raccontare la storia della loro vita, le loro fatiche, i loro dubbi, i loro traguardi, le loro vittorie, l'amore per un lavoro che li segue anche dopo l'età pensionabile. Ecco, noi vogliamo che questa cultura di impresa non vada persa, noi vogliamo che questa cultura venga tradotta anche in parole semplici, anche in dialetto e tramandata nei giovani. Non tante cose magari loro apprenderanno, ma l'importante è che qualcosa resti e gli si focalizzi nella mente, diventeranno loro pietre miliari per quello che sarà la creazione del loro futuro. I giovani sono il futuro, quindi noi abbiamo l'obbligo, noi, le associazioni, la fondazione Padernello, le scuole, tutte, nessuna esclusa, di fare match, ma non solo, le istituzioni, nessuno si può tirare indietro. Chi si tira indietro si prende delle grosse responsabilità. Oggi siamo in regione perché la regione è quella realtà che ci deve sempre essere in fianco per tutelare il territorio, ma non solo, noi abbiamo chiamato tutti i parlamentari dell'arco costituzionale che sono stati eletti nelle ultime elezioni a partecipare il 23 di ottobre, perché anche le istituzioni nazionali devono sapere cosa si fa a Padernello e perché lo si fa e possono anche copiarlo e replicarlo dalle altre realtà. Non siamo gelosi del nostro creato, anzi, se qualcosa verrà replicato vuol dire che abbiamo fatto una gran bella cosa e quindi noi siamo qui per insegnare anche agli altri cosa abbiamo fatto e dove possiamo portare il nostro futuro, i nostri giovani. L'evento raccoglierà i racconti del percorso svolto dagli artigiani ai docenti fino a coloro che nel frattempo hanno avviato o avvieranno la propria attività nel borgo di Padernello. Beh, come abbiamo un po' anticipato nella conferenza stampa, sarà un po' un'edizione dove raccontiamo le cose che abbiamo fatto, perché è giusto mettere in fila le cose che sono state fatte, raccontare che è un borgo che c'è, quindi abbiamo superato il progetto del Verso il Borgo e poi lanceremo anche una proposta di fronte anche alla parte della politica regionale, ma a tutti dei nostri partner che, come abbiamo visto oggi, condividono molto fortemente il progetto, che è la cosa che ci è piaciuta veramente di più. Quindi immaginare e scrivere un progetto insieme è una delle cose più belle, realizzarla, e quindi metteremo davanti a noi un po' tutta la progettualità di questi 5-7 anni che ci aspettano, perché naturalmente il borgo c'è, ma ha bisogno di essere completato, costruito, implementato, sempre nel ragionamento con i giovani, verso i giovani, per le persone,
con le persone. Questo è un progetto che si interseca molto, ecco perché è molto legato al mondo dell'artigianato, che vede sempre le cose fatte con le mani, con la testa e con il cuore. Un borgo che guarda già al 2030 con uno sguardo concreto all'economia circolare, implementando attività produttive a chilometro zero, l'apertura di un albergo diffuso e l'individuazione di uno spazio accreditato per la formazione che IRIAPA e Associazione Artigiani gestiranno per favorire uno sviluppo alle imprese del territorio. I centri di formazione professionale hanno deciso da ormai da 6 anni di partecipare alle iniziative di Verso il Borgo, perché l'obiettivo non era quello di fare un'iniziativa spot, ma era quello di creare un progetto reale che portasse i nostri giovani a vivere realmente il mondo dell'impresa artigiana. Questa opportunità importante ha permesso in questi anni a circa 8.500 i nostri studenti, o in presenza o attraverso chiaramente gli strumenti tecnologici, di vivere il castello da un punto di vista diverso e quindi da un punto di vista formativo e di conoscenza delle imprese artigiane. Quindi il nostro è un senso di gratitudine nei confronti dell'Associazione Artigiani e della Fondazione Castello e Padernello, che hanno creduto fortemente nella formazione professionale, non ritenendola, come spesso invece capita, una scuola di serie B, dandoci quindi delle grandi opportunità e permettendo ai nostri discenti di vivere un'esperienza unica.